Volley Soverato, Narco Non, Volley Melendugno, 3-2, 18-25, 19-25, 28-26, 25-20, 15-13, una vittoria sofferta contro una grande squadra avversaria. Permettetemi di dire che sono onorato di avere Valeria Caracuta, che ha una storia pallavolistica eccezionale sulle spalle, che ha giocato come una ragazzina. Avete giocato, avete rischiato di vincere, forse l'arbitro ha fatto qualche errore di troppo. Ma direi che l'arbitro ha fatto errori probabilmente da una parte e dall'altra, quindi non c'è da pensare che questa sconfitta sia venuta da lì, è venuta sicuramente da noi, perché potevamo fare qualcosa in più sul 2-0, abbiamo dato a loro la possibilità di entrare in partita e questo sicuramente ha determinato molto anche questo risultato. Chiaramente prendiamo quello che di buono è stato fatto, ma dobbiamo lavorare da martedì con l'idea che bisogna essere un po' più cinici quando in un campo come Soverato sei 2-0 sopra. Chiaramente questo non può succedere, per cui complimenti a loro perché sono state brave e ci hanno creduto, ma qualche demerito sicuramente anche nostro. Voi siete stati un diesel, primo girone d'andata lento, poi siete esplose e si vede perché giocate bene. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, noi stiamo giocando bene, abbiamo sicuramente adesso un bel livello di gioco. Chiaramente, come ho detto prima, ci manca ancora qualcosina per fare quello step importante in partite decisive e sono sicura che adesso lavoreremo per quello. C'è una giocatrice che da inizio dell'anno ci mette l'anima, è la prima a entrare quando si fa il riscaldamento, è la prima a arrabbiarsi quando sbaglia, ma poi fa dei colpi eccezionali. Alma Frangipane, la vittoria è del gruppo, ma c'è anche la firma di Alma. La vittoria del gruppo, io sono molto contenta di giocare con queste ragazze. Oggi siamo state veramente brave, abbiamo dato una prova di coraggio e anche di testa. Oggi era una giornata importante perché appunto abbiamo iniziato i play-out ed era come un nuovo inizio e ci siamo fatte trovare più pronte. È stato un 3-2 e sono molto contenta. Soprattutto avete lottato dopo un inizio che non era proprio perfetto, però ci avete creduto. No, infatti è stato proprio quello l'aspetto positivo, cioè 2-0 sotto e vincere 3-2 vuol dire che in questi mesi che sono stati difficili, perché ci sono state tante sconfitte, comunque abbiamo lavorato e abbiamo cercato di lavorare sulla mentalità e sulla volontà di portare a casa i risultati. Dite la verità, avevate visto la partita di Sinner prima di scendere in campo? Sì, l'avevamo vista, sì. Grande Sinner. E adesso è una pool salvezza dove poi potete dire la vostra. Sì, assolutamente, ecco, dobbiamo scendere in campo convinte dei nostri mezzi e sarà durissima perché ancora i play-out sono ancora più difficili della regular season. Dobbiamo essere toste e l'abbiamo dimostrato stasera che possiamo esserlo. C'è stato un momento in occasione di un punto del quarto set in cui coach Guidetti ha esultato e si è tolto gli occhiali. È il massimo che può fare per la plomb che di solito ha, una vittoria del cuore. Assolutamente sì, un grande risultato sportivo, primi due set dominati da loro in battuta, noi troppe imperfezioni, loro molto molto aggressivi, quindi complimenti a loro. Dopo, con una pazienza certosinica, le ragazze hanno cominciato a limare, a lavorare meglio anche noi col servizio, benissimo il muro che sta cominciando ad essere un'arma molto importante e lo sarà sempre di più in questa partita. Devo dire la verità, oggi mi sono visto 5 set di Sinner, speravo di farne 5 anche oggi, sognavo di vincere, oggi è un bel sogno. E soprattutto un bel inizio di pool salvezza perché si fanno due punti pesanti. A quant'è la quota salvezza? Non ne ho la più pallida delle idee, come ho sempre detto, io ragiono purtroppo un match alla volta, è il mio limite, sono un po' piccolino di comprendonio, però è un bel biglietto di presentazione perché adesso tutti quanti sanno che noi non molliamo mai. E alla fine un gioco sempre di squadra, però con delle individualità. Io il capitano o capitana Simona Buffo, insomma, la devo sempre saltare perché è dal cuore. Sì, Simona poi ha giocato con un forte dolore allo psoas, quindi io continuo sempre a candidare il fatto di fare una statua di fianco all'ippocampo. Spero che qualcuno mi ascolti. E allora siamo pronti per le prossime trasferte. Se si vince in trasferta è un buon segno. Sicuramente sì, partendo dal presupposto che ogni match è un piccolo mondo e quindi dobbiamo partire come sempre con tanta umiltà e lavorare bene durante la settimana. Ed eccoci con coach Vito Abel Morales, che ringraziamo per la disponibilità. È duro metterci la faccia dopo una sconfitta così tirata e con qualche errore arbitrale, però complimenti per come avete giocato la partita. Si vince e si perde, fa parte dello sport.
e alla fine della partita, se c'è bisogno di fare le interviste, è giusto che si faccia, è corretto farle. E tanto merito a Soverato per averci creduto fino alla fine, nonostante fosse sotto sotto. Un po' di rammarico per noi per quello che abbiamo combinato in positivo nei primi set o nella prima parte della partita, e poi ahimè evidentemente qualcosa è venuto meno e è andato come è andata. E il vostro è stato un complesso che ha giocato bene in ricezione e poi ha attaccato ancora meglio. Tutti hanno giocato come Paola Santiago. Sì, ci siamo espressi, diciamo, nel migliore dei modi, anche se l'inizio di ogni set non è stato semplice, però bene o male poi abbiamo sempre ripreso il set, l'abbiamo condotto in maniera positiva. Peccato, un po' di rammarico per la gestione di alcune cosette che evidentemente ci condannano per quanto riguarda questa partita. Però è probabile che vedremo sia Soverato che Melendugno in Serie A2 anche l'anno prossimo. Sono 10 finali, ne mancano 9, ogni partita va affrontata, tutte le squadre per quello che possono, nel miglior dei modi. Se crederci non costa niente, se ognuno di noi fa quello che deve fare attraverso il nostro lavoro, le nostre prestazioni, passa la salvezza. Mi perdoni per la domanda carogna, ma noi qui siamo molto affezionati a Bruno Napolitano. È stata una cosa che di solito succede nel calcio, non nel volley. Anche questo è un episodio che fa parte dello sport, molto legati tutti quanti a Bruno. Ci abbiamo lavorato, almeno io, per un anno e mezzo, siamo tutti vicini e comunque tutto il risultato che passerà quest'anno passerà anche attraverso il lavoro svolto da Coach Napolitano.